Beh, a questo punto ti chiederei che consigli dai a un giovane strumentista in generale, non solo trombonista, che vorrebbe buttarsi nella musica barocca o che già la pratica? Allora, se un ragazzo vuole specializzarsi nella musica barocca, è molto importante che prenda molto sul serio questa cosa. Perché cosa succede? Che più delle volte viene preso come un po' un business. Allora qualcuno dice: ah sì, guarda, c'è la possibilità di fare, scusate il termine, qualche marchetta in più. E allora mi compro lo strumento barocco e vado a suonare la musica barocca con quest'altro gruppo. Non è proprio così. Tu puoi essere un bravissimo strumentista, un eccellente strumentista, ma se suoni lo strumento storico, diciamo, devi essere anche conoscenza del linguaggio, quello che dicevo prima. Per cui invito tutti i giovani, io ho la fortuna di avere avviato alcuni dei miei allievi alla musica barocca, anche perché sai, bene o male, qualche volta capita, porti lo strumento a scuola, ah, ma questo, ah, mi fai provare, oppure secondo strumento, tuo strumento barocco, per cui alcuni vengono un po' ammaliati dallo strumento, perché è interessante. Consiglio di fare le cose seriamente e quindi di andare a studiare con degli insegnanti specializzati, addirittura di potersi trasferire e andare, cioè la scuola più importante al mondo, diciamo, non è l'unica, ma la più importante sulla musica barocca è la scuola Cantorum Basiliensis, quella che c'è a Basilea, la scuola Cantorum di Basilea, e sono molto specializzati. Quindi non è che tu vai e impari solo lo strumento, ma ci sono tante materie, quindi c'è la prassi esecutiva, il basso continuo, devi cantare, devi conoscere la scrittura storica. Ci sono tanti aspetti, per cui non prendetelo sotto gamba come: ah sì, mi compro lo strumento perché vado a farmi le due sonatine barocche quando capita. No, fatelo. Anche perché vi arricchisce molto dal punto di vista musicale. Io ho imparato tantissimo dalla musica barocca, anche per il linguaggio, per il fraseggio, per le articolazioni, che poi trasporto sullo strumento moderno. E la musica barocca è molto, quando si suona con lo strumento barocco, è molto legato alla vocalità. Si suona molto spesso con il testo del cantante, e quindi devi conoscere il testo. Devi suonare cercando di seguire il testo e questo è importantissimo. Acquisisci delle capacità strumentistiche e musicali che poi ti servono anche sullo strumento moderno. È un'arma in più che tu hai, una freccia in più che tu pu puoi avere. È molto importante.